disco non estratto. Non va per niente bene sta cosa, secondo me. No. Va bene. Steeler è il primo. Che tra l'altro è l'unico della discografia di Yngwie che non abbiamo in vinile, cioè cazzarola. Vabbè, vanno a fare impazzire gli Steeler. Ma insomma, perché abbiamo tutto in vinile di Yngwie fino a Fire and Ice. E dopo, vabbè, ovvio, The Seven Sign. Ecco, lì saranno proprio in vinile, Magnum Opus. Sì, ma non ce ne esistono. Se li stampassero. Sì, perché sono gli ultimi due della Mascot hanno stampato, però ce ne sono. Allora, come vediamo sul titolo, parliamo del concerto di Yngwie Malmsteen. Yngwie! Dopo un tot di anni torno a vederlo. Per me era la quinta volta, quarta, 90, nel 94, 2005 e 2008. E poi sì, quinta volta che vedo Yngwie. Allora, innanzitutto un concerto che dei lati ultra positivi e altri insomma negativi che però c'è che però gli altri vengono sono annullati dagli altri positivi, esatto, però insomma sono dei lati negativi. Allora, innanzitutto c'era pare 10 anni, l'ultima volta che vidi Yngwie è stato a quelle specie di concerto che fecero a Bologna dove c'era Lynch, Yngwie, che cavolo c'era, Jennifer Batten, c'era Solieri. Sì, sì, esatto. Beh, comunque, e quindi insomma fece pressoché quasi tutte cover, però insomma Yngwie è Yngwie. Innanzitutto era 4 date in Italia, noi abbiamo visto quella di Padova, sabato, Roma, Firenze, Milano e Padova, tutte sold out. Tutto, cioè, tutto è incredibilmente. E la Roma mi fa alquanto felice. Sì, anche perché questa intervista che ha fatto ultimamente sul canale di Rick Beato, che ha fatto oltre un milione di views, sicuramente ha ricreato un po' interesse su quello che è appunto la figura di Malmsteen, che sicuramente è uno dei chitarristi più influenti che è ancora in vita. Cioè, perché non ci sono storie, uno lo ama, lo odia, però non si può dire niente, cioè nel senso comunque è stato un caposcuola per quanto riguarda il chitarrismo dei vari shredders anni 80, Tony McAlpine, Jason Becker, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti sono partiti da quell'input, ma pure poi Gilbert. E anche Giulietta Folla nel primo disco. Comunque... E anche Darren Soldier allora. No, Darren Soldier. No, no. Allora, però era Shredder anche lui. Sì, però c'è Shredder di tipo di figura... Neoclassico, intendo. Neoclassico, esatto. Akira Takanaki, però non ha mica per domani. No, esatto. Anche lui era da Blackmore. Comunque, lati positivi. Yngwie è... Ha la paura. È devastante. Cioè, l'ho visto appunto altre 4 volte prima ed è... on fire continuamente, cioè parte a 1000 e arriva a 5000. No, arriva a 5000. Cioè non è che ha un'intensità quando suona, insomma non c'è bisogno che dobbiamo analizzare quello che fa, però dal punto di vista del concerto ha una, Dio santo, cioè proprio la susta. Sì, sembra sempre in procinto di esplodere continuamente, cioè ma non è che dice aspettiamo l'esplosione, sono continue esplosioni come dei fuochi d'artificio, patapum, cioè o no. Sì. Esatto, cioè quindi dal punto di vista di come suonano, ci sono, di come ancora sta sul palco, perché sì, vabbè, fa abbastanza ridere adesso, però insomma è finito. No, è finito, cioè, fa ridere nel senso personaggio è quello che impersona sul palco, insomma. Sì, secondo me ultimamente lo fa anche così, cioè lo sa di fare un po' ridere. Sì, lo fa tutto io. Quelle cose lo fa apposta, dai, sì, questo lo fa apposta per far ridere. Le facce, sì, esatto. Comunque e lo vedo anche più sorridente rispetto al solito. Sì, infatti sono rimasto così, perché quando è arrivato il tecnico sul palco che aveva un problema con un pedale, gli era messo a posto, Malmsteen gli ha pure sorriso. Sì, e gli ha fatto fare pure un applauso. Io mi aspettavo quello insultasse. Sì, come è successo su qualche video, cioè qualche tempo fa, che insomma... C'era lui che insultava lo tecnico. Infamava. Invece lì gli ha pure sorriso e gli ha fatto fare pure un applauso. E comunque... Quindi il fonico, come si chiama, il tecnico si è preso l'applauso, invece gli altri membri della band... Manco gli ha presentato.
rappresentati. Relegati in un angolino. Sì, infatti c'era il palco, che c'era basso, batteria e tastiera, beh, ma lì, sì, nello stesso angolo. Vede, e tu il palco di basso. Si vede nei video. Comunque parliamo con il concerto. Innanzitutto è partito con Rising Force. Epico. Già lì, quando ho sentito... Lì è stato epico, era esaltante. E ho detto, ma chi la canta Rising Force? Perché sappiamo che canta lui. Ha cantato il tastierista. E comunque ha una bella voce, ma non ha... E qua troviamo uno dei primi difetti. Era basso? No, a parte sì. Oltre a essere basso, e sia tastiere che voci, ma manca anche una figura di un frontman. Sì. Cioè, Yngwie ha sempre avuto dei gran cantanti, da Jeff Scott Soto, Mark Bowles, Goran Edmund, Mats Leven, Johnny Turner, Mike Vescera, cioè... Ha avuto sempre, è Tim Ripper Owen anche negli ultimi dischi, quindi ha sempre avuto dei cantanti fighi, sì, sì. Assolutamente, e la mancanza di un cantante, secondo me, vero e proprio, è una delle pecche più grandi. Ma anche la band, come sta sul palco, è quasi andare a vedere, cioè una volta andare a vedere Yngwie Malmsteen come band, adesso cioè, vedi anche i concerti, non dico dei concerti dell'87, ma se vai anche a vedere i video del tour di Seventh Sign, vedi che c'è il palco anche disposto, c'è lui da un lato, il cantante al centro, la tastiera, la batteria, cioè è messo a vedere lui e basta. Cioè, è solamente ego riferito, e il discorso, quindi uno dei primi difetti è questo, oltre anche a una band che bravi, sì, però mancanza di una band con una certa personalità, cioè dai fratelli Johansson, insomma, a vari personaggi che ha avuto al basso, che si sono alternati negli anni. E... Batterista, c'era una volta Mike Terrana, c'ha avuto... Sì, cioè, e comunque vabbè, cioè, si può dare anche spazio al discorso. Secondo me questa questione è anche amplificata dal fatto che non li vedi sul palco praticamente. Esatto, assolutamente, cioè, potrebbe suonare con delle basi a sto punto. Però vabbè, questo qua è uno dei primi difetti, che va subito a braccetto con il difetto d'altro... Punto due lente della serata, i pezzi tagliati. Sì, mamma mia, quando è partito con Rising Force ci sono rimasto malissimo, ha fatto strofa, ritornello. E solo. E subito solo, come? Anche la stessa roba l'ha fatta sui Don't Remember, Never Forget. Poi non mi ricordo se l'abbia fatto anche sugli altri pezzi, tipo, perché ha fatto Seven Sign, sì, ecco, Seven Sign è stata una bella sorpresa. Sì, infatti, mi ha fatto piacere. Che gran pezzo, perché è anche un gran disco. Poi i Volai... Poi ha preso ha fatto pure Baroque and Roll, Arpeggios from Hell, quindi molto più basato sulle chitarristici. Cioè la infatti, questo anche questo. Poche canzoni. E quindi, esatto, un concerto meno ricco di canzoni. Il pubblico, praticamente, erano quasi tutti chitarristi, e quindi da bene, lui ha voluto dire, cioè, sono ancora io quello che detta, non ci sono cazzi, cioè, perché lui è... Sì. Ha fatto anche, vabbè, ha fatto Black Star, Far Beyond the Sun, Trilogy Suite. Sì, cioè, arpeggio però rock and roll. Sì, ha fatto tre pezzi dell'ultimo, Relentless Fury, Wolves at the Door e Civis, Pace and Parabellum. E poi pure Like an Angel, sì, un pezzo che mi pare che sia su Facing the Animal. Quindi ha fatto, vabbè, la solita cover di Red House, di Smoke on the Water. Sì, ecco, la cover di Smoke on the Water, anche lì, tagliata. Cioè, si è arrivato al solo e dopo è andato su altri lidi, anche i chorus sui Dream, no? Sì. Quindi sì, una serie di pezzi strumentali e pezzi che erano canzoni che sono stati resi a un certo punto strumentali. Sì, infatti questa roba non mi è piaciuta, infatti quando ho fatto il Don't Remember Never Forget, che è passato praticamente dopo 20 secondi al solo, Esatto, le strutture dei pezzi sono storpiate. No, dei pezzi cantati sono state storpiate, perché invece i pezzi strumentali sono stati anche i Volai, o Trilogy Suite, Arpeggios, Baroque and Roll, tutte quelle. Le altre Far cose, Beyond Far Beyond the Sun, cioè, ecco, Far Beyond the Sun, cioè lì non ci sono cavoli, secondo me è proprio il suo pezzo più rappresentativo, cioè epico, con un finale, cioè... Cioè, cazzarola, veramente è... Barocco! Sì, ma quando è venuto fuori Yngwie, ancora oggi ha avuto appunto cioè, non si può dire niente. Poi comunque, diciamo che il live sposa anche quello che sono
gli ultimi lavori che non sono all'altezza a livello di canzoni. No. Perché sia da Parabellum a Blue Lightning a Words on Fire, Spellbound. Da quando è entrata sotto, Beh, Spellbound ha una registrazione. ma già da Relentless, Sì, no? No, però. Repentless, no, Relentless. Quale? Relentless. Relentless, sono Repentless di Slayer. Relentless. Quello sì, il secondo che ha fatto con Reaper Owen, già lì. No, ma dico che quello peggiore è Spellbound come registrazione, quello lì. Sì, Oppure anche. Words on Fire. Sì, cioè, sono gli ultimi che ha fatto per la sua etichetta. Che di quel periodo lì, secondo me, Perpetual Flame è ancora un disco, è il primo che ha fatto con Reaper Owen. Perché c'era appunto delle canzoni, anche se devo dire da Unleash the Fury in poi Ma secondo i me i dischi dischi. non Sì. sono stati sempre un po' troppo prolissi e meno basati su un songwriting vincente. Anche Per me perché. dopo Magnum Opus, cioè Magnum Opus è l'ultimo figo figo No, 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 per secondo me Facing the Animal me. Sì, però è molto sotto Magnum Opus, secondo me. Secondo me no. Pure Alchemy è stato un Sì, è disco carino, ottimo. però è sempre. Comunque c'è pensare che comunque ha pescato un pezzo dagli ultimi, almeno dagli ultimi tre dischi, quattro, no, Spellbound e Fall of Words on Fire che ha fatto nulla, mi pare. Non ha fatto Arpeggio Stromella Arpeggios Fromelle è su su. World of Fire, No. però. No, è molto arpeggiosa che c'è su quello che dici tu, adesso mi ricordo Molto il arpeggiosa è su War to End All the nome. Wars. Esatto. Sì, quindi che è Arpeggios Fromelle, Sì, scusa. Arpeggio Stromella, però mi pare sia su World of Fire, mi pare. No, è lo stesso pezzo. È lo stesso pezzo, però la versione chiamata Arpeggio Stromella è su World of Fire, mi Ah sì, pare. Mi stoppa un attimo pare. che guardiamo. Ora guardiamo. Avevo sbagliato, è su Relentless, Arpeggio Sì, beh, Stromella. invece qua c'è molto arpeggiosa. Sì. Beh, Sono tutti gli stessi ultimi dischi, li confondo uno con l'altro. Anche cos'è? perché Warzone Fire e Relentless hanno la copertina uguale praticamente. Sì, beh, per se poco. Ecco, qua inizia ad esserci il declino, diciamo, a livello di Anche songwriting. registrazione, però. Se l'hanno registrato in una caverna. Registrato, questo qua è registrato veramente male, ma Relentless è registrato ancora peggio. E quindi vabbè, stavamo dicendo che appunto anche quello, questo discorso di dover fare tutto da sé, anche in fase di registrazione, senza Sì, farsi fa aiutare da un fonico, alla batteria anche perché programmata, suona lui il basso, sappiamo per canta sicuro, lui. perché il mio amico, che è appunto discografico, che lavora con lui, cioè, ma se non vuole sentire consigli di nessuno, cioè, si fa così o così. E quindi lo pigli così e come va. E si spera sempre che comunque faccia un disco all'altezza, perché è sempre uno showcase di quello che sa fare. E va benissimo, perché dicevamo che come ha suonato, cioè, sicuramente e lui ne è consapevole, ha cancellato tutti gli altri difetti che abbiamo, perché c'è talmente sopra e così esplosivo che a un certo punto non ci pensi neanche più che ha tagliato il pezzo, non ci Sì. pensi più che non c'è stato il cantante e il frontman e qua, ecco, poi un assolo di batteria che sostanzialmente Poteva non farlo. non ho visto la possibilità, ma pure l'assolo di chitarra, Sì, non serviva, cioè, è come se non ce ne fossero stati. cioè, l'assolo di chitarra, cioè, era come mettere un bicchiere di acqua dentro il mare, cavolo, cioè, sì, ok, cioè, sembra quello. E poi aveva fatto pure un pezzo del suo disco classico, concerto in flat minor, lì, poi ha fatto con l'orchestra, pare che ha fatto Fuga, Sì, fuga loro. esatto, cioè, quindi. Bello, divertente, tornerai sostanzialmente a vederlo nonostante i difetti, perché lui è in forma così, l'ho visto poche volte, io ricordo l'ho visto nel 90, Beh, penso non fosse fuori forma. nel tour di Eclipse. Eclipse, poi l'ho visto nel 94 a Los Angeles, al Troubadour, nel tour di Seventh Sign, nel Sì. 94, poi l'ho visto al Gods of Metal 2005. E poi l'ho visto lì a Bologna, mi pare che fosse il 2008, Sì, intorno lì. no, correggetemi se. E poi appunto ieri sera, quindi non è che
l'ho visto continuamente come altre band, come possono essere, che cazzo ne so, Toto o Kiss, Mr. Big, che ogni tour sono andato a vederli, perché soltanto anche altre volte che sono andato in Italia non ero andato a vederlo per varie vicissitudini. Quindi, poi aspetta un'altra cosa, dal vivo c'era la chitarra che si capiva poco all'inizio. Quando facevo dei ritmi, quando è partito con Riff di Rising Force, non si capiva niente. Sì, cioè, abbastanza. No, tappandosi le orecchie, quindi togliendo tutto l'alone di sporcizia sonora che c'era nell'aria, cioè, sì, era abbastanza. C'era la batteria che sembrava, quando suonava la cassa, sembrava spararsi una K-47. Un Parabellum, esatto. Cioè, Tastierai sentiva bene. Quando faceva gli accordi, sì, quando faceva la roba insieme ai soli di primi, non si capiva niente. Cioè, e lì secondo me sono proprio direttive del boss, che comunque sì, alla fine, nonostante non abbia presentato la band, ha fatto fare a tutti, chiamato il suo fianco, si è presi molto più bassi di lui, infatti c'era lui al centro. Per far vedere che lui è lui e gli altri non sono lui. Esatto, cioè, e poi il concetto del Marchese del Grillo, io non poi ne sento un cazzo. Però cioè, dimostra sempre una discreta abilità nel lanciare plettri, penso ne abbiano lanciati un centinaio. Il lavoro del tecnico era sostanzialmente continuare a cambiare il portaplettri sul microfono. Esatto, e quindi insomma è un concerto che tornerei sicuramente a vedere, sì. Nonostante i difetti, anche perché cioè, l'altra volta che ho visto Malmsteen, le canzoni le portate a fine, sì. Ok, cioè, e quindi poi un'altra roba che non ho capito è che tutti i finali che faceva li facesse tutti in mi bemolle, tutti, anche se la canzone era in la bemolle, mi è perché è più basso e più lo so, però non ti soddisfava in certi casi. Beh, sì, mi bemolle perché è scavato, vabbè, sì, comunque allora, finiva sempre tutto nella posizione di mi, tutto. Ma Yngwie sostanzialmente può fare quel cazzo che vuole. Lo so, però non era soddisfacente, quando... capisci? E a livello di chitarristi virtuosi è numero uno. Cioè, nel senso, io li ho visti tutti quanti e non ci sono cavoli, lui è sopra una spanna, cioè a livello parliamo a livello tecnico, Beh no, tipo no. Gilbert, penso. No, vabbè, sto parlando. Gilbert, Betancourt, ce ne sono di più. Sì, no, ce ne sono, però c'è. Però lo dico dal punto di vista, sì. Sì, concettuale, lui è proprio forte, ovvio che c'è. Per quando ho visto Van Halen, cioè, per me era 20 spanne sopra tutti gli altri. E però Yngwie sicuramente è l'ultimo caposcuola rimasto. Beh, anche c'è anche Lynch. Sì, ma no, ma caposcuola, cioè perché alla fine anche Vaito. C'è Jupiter. Questa, sì, però ci sono dei caposcuola hanno influenzato meno che non Yngwie, ok? Cioè quindi uno degli ultimi veri influencer, cioè se va di moda questa parola. Quindi questo è il nostro parere sul concerto. Anche Petrucci allora esatto. È uno degli ultimi. Comunque questo è il nostro pensiero. Se siete stati presenti a uno dei quattro concerti, scriveteci la vostra impressione di cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, se vi è piaciuto tutto, se non vi è piaciuto per un cazzo. Insomma, vediamo un po' cosa ne viene fuori. Ah, prima vogliamo parlare di quanto è stato tamarroso il momento in cui ha fatto quel bending lungo 20 battute e si guardava il Rolex nel frattempo. Sì, l'oro, Dio mio. Fantastico, cioè. mi ha fatto ridere. Poi mi faceva ridere sta camicia aperta con la panza di fuori. Bellissimo, cioè, sì, gli mancava l'Alfa Sud parcheggiata fuori. E sarebbe stato perfetto. Esatto. Cioè, lui va bene così, con l'extension ai capelli. Sì. Benissimo. Yngwie è Yngwie. Quindi per noi è stato sicuramente un concerto parecchio divertente. Ha suonato un'ora e mezza, un'ora e tre quarti. Un'ora e mezza, però ha fatto 23 pezzi in un'ora e mezza, ecco perché. Eh sì, beh, perché tagliamo. È come se ne avesse fatti 15. Sì, dava proprio l'idea, il sampler, questo, no, questo. Cioè, sì, e poi appena finiva un pezzo, mica diceva ciao, roba così, partiva subito con quell'altro, e quelle poche volte che ha parlato non si capiva niente perché era più di lei nella voce. Sì, cioè, buono.
buonasera, buonasera. Il fonico, dico, ma cavolo, ma di solito quando parlano gli cambi gli effetti della voce, si vede che voleva avere questa voce tipo da santo, no? Da papa emerito, che questa voce che si ripete, fratelli, sorelle. Cioè, ora al fine gli perdono tutto. Sì, e quindi da stay me. Ingvi. Sì, stay Ingvi.